penso che questa, anche prima diciamo, rispetto all'inizio di questo momento bello, però purtroppo gli impegni di parrocchia non mi fanno, ecco, non mi danno la possibilità di fermarmi per l'inizio e per la fine di questo momento, che è qualcosa di veramente bello perché tocca, ecco, il nostro patrono, San Gaetano Catanoso. È più bello sapere che, ecco, per la prima volta si fa questo momento di, ecco, di alta letteratura, perché le poesie sono le liriche che partono dal cuore con una spontaneità e che fanno parlare sia di uomini e sia anche di quello che la natura, ecco, ci fa vivere, ecco, proprio qui nella nostra bella città, perché mi pare che riguarda anche la città, mi avete detto, vero? E sono ancora poche le poesie scritte su Balzano e Tano. Qualcuno mi ha detto, il dottore Zavettieri mi ha detto, ecco, mi pare 4 o 5, 5, ecco, però già c'è un inizio e questa è una cosa bellissima, quindi significa che il nostro santo ha ispirato qualcuno a scrivere, dopo aver conosciuto la storia, la vita, ecco, dei versi per lui e su di lui. E allora speriamo che sia un inizio che cresca sempre di più nel tempo e che faccia diventare qualificante e qualificato questo momento di anno in anno. Io sono fiero da parroco di poter partecipare a questa prima edizione e sapendo che già sono, ho detto, 50 mi pare i partecipanti della nostra città e della nostra provincia, mi pare che mi dicevano soprattutto della zona sud della nostra, ecco, quindi della zona ionica più che altro della provincia di Reggio. È bello ed è qualcosa che, ripeto, qualifica ancora di più, ecco, questa nostra città e soprattutto il nome del nostro santo. E io devo dire grazie a tutti gli organizzatori, non mi metto a fare nomi perché rischio di dimenticare qualcuno e non voglio, ecco, dimenticare nessuno, però dico grazie agli organizzatori per l'impegno e per il lavoro che fanno, perché loro come me ci tengono che il nostro santo venga conosciuto dovunque. E se non siamo noi, se non siamo noi reggini, calabresi soprattutto, a far conoscere quest'uomo di grande umiltà e di grande talenti, ecco, davvero non possiamo aspettarci dagli altri che vengono da fuori, ecco, di conoscere questa santità e questa personalità. Quindi io dico grazie a tutti quelli che lavorano con zelo e con questo grande impegno per diffondere, ecco, la santità di quest'uomo in ogni settore. È bello sapere che quest'anno la poesia potrà diventare da poesia anche, ecco, non lo so, letteratura nel tempo, potrà diventare, ecco, quello che volete, arte e quant'altro, ecco, ma, ecco, l'importante è che noi realmente possiamo dare un messaggio di speranza grazie a chi ha voluto darci speranza a noi fondandoci sulla fede in Cristo Gesù. E allora il primo grazie lo dico a San Gaetano per quello che opera nel silenzio e in questo luogo dove si trova il suo corpo, e con lui dico grazie a tutti voi per quello che fate per diffonderne il suo nome, la sua storia e il dono della sua vita, che è veramente santità e amore per tutti. Buon lavoro a tutti. E io, come devo dire, che picca il migliore, penso che già la giuria ha già dato, ecco, questa terna di persone che quest'anno, ecco, vivranno la gioia di poter essere qualificati primi, ma sentitevi primi tutti, nessuno sarà ultimo, anche il 50esimo, siete tutti primi perché? Perché già avete saputo dare risposta a questa, ecco, bella iniziativa che avete dentro, mettendo per iscritto i versi che partono dal vostro cuore. E allora diventa lirica, diventa amore verso la città, verso la provincia, verso quest'uomo che ha dato veramente tanto ai nostri luoghi. Buon lavoro e grazie a tutti voi.
Allora, il premio di poesia San Gaetano Catanoso si inserisce in una serie di eventi che stiamo portando avanti insieme alla Voce del Sud e agli amici del santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso da dicembre per promuovere, valorizzare e comunicare appunto le attività che si fanno qui al santuario e le attività che vengono svolte nel nome di San Gaetano Catanoso non solo qui al santuario ma anche a Corio e a Pentedattilo. Il concorso di poesia appunto è l'ultimo di questa serie di eventi prima della sosta estiva e abbiamo individuato due sezioni nel concorso di poesia, una in vernacolo e una in lingua. Abbiamo avuto la partecipazione di 35 poesie che comunque per un primo esperimento, diciamo che questo concorso ci lascia abbastanza soddisfatti. 35 poesie quasi equamente distinte appunto nelle due sezioni del concorso. Il tema di questo concorso era appunto Reggio, la sua provincia, tra le bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali. Era un tema abbastanza libero appunto per cercare di incentivare più poeti possibili alla partecipazione, perché ovviamente oltre alla promozione quindi della promozione culturale, il nostro obiettivo è quello di far arrivare più persone possibili appunto qui nei luoghi di San Gaetano Catanoso. Prima di iniziare, se ci sono dei poeti che sono arrivati recentemente, magari vogliono, o persone delegate al ritiro, se mi avvisano. C'è qualcun altro? È arrivato. La poesia è una lettera d'amore indirizzata al mondo. Con le parole di Charlie Chaplin apriamo la prima edizione del premio di poesia San Gaetano Catanoso. Buonasera a tutti, cercherò di essere telegrafico per recuperare il ritardo che abbiamo accumulato. Dei brevissimi ringraziamenti iniziali, a partire dalle suore Veroniche che ci ospitano questa sera, a tutte le associazioni promotrici per la fiducia, per la disponibilità e l'impegno che hanno mostrato nel preparare questa prima edizione. Un grazie a San Gaetano Catanoso e alla poesia, le due stelle polari che ci hanno condotto a questa serata, le uniche due stelle polari. Grazie ai poeti che con la loro passione e le loro liriche hanno dato linfa vitale al simposio di questa sera. Un ringraziamento al nostro ospite d'eccezione, Gianni Favasugli, poeta, cantastorie, che si è dimostrato disponibile, entusiasta fin dal primo momento in cui lo abbiamo invitato ad arricchire questa serata. Grazie a tutti voi qui presenti per l'attenzione e la pazienza che avrete nell'ascoltarci. Il programma è ricco, per cui passano brevissimo. Un ringraziamento anche alle testate Telepoco Marina e Calabria Post, che ci hanno onorato della loro presenza. E scusate se la prima edizione qualche sbavatura è scappata e scapperà. Noi ci abbiamo messo il massimo, senza infingimenti e senza secondi fini, seguendo le due stelle che vi ho detto prima, San Gaetano Catanoso e la poesia. Grazie. Ora ci saranno alcuni saluti. Iniziamo con quello della madre generale delle suore Veroniche del Volto Santo, suora Ermelinda Giglio, che prego, gli cedo volentieri il microfono. Buonasera a tutti, vi ringrazio anch'io di essere venuti, porgo i miei saluti e quelli delle suore Veroniche del Volto Santo. Per questa sicuramente bella manifestazione, questo è il primo anno. E allora io voglio ringraziare anche tutte le associazioni, i loro membri, i leaders delle associazioni e voglio ringraziare tutti voi per essere venuti, i poeti,
autorità, persone, tutti quanti, che il Signore veramente ci benedica e ci faccia crescere, e in particolare perché questa manifestazione ci fa riscoprire la bellezza della poesia, ci fa riscoprire la bellezza della nostra tradizione, della nostra bella terra di Calabria. E quindi auguro a tutti voi un buon lavoro e che San Gaetano Catanoso veramente ci protegga e ci benedica tutti dal cielo e in domino, come diceva San Gaetano Catanoso. Grazie. Grazie alla madre, viva San Gaetano Catanoso. Adesso passo la parola in rappresentanza dell'associazione degli amici del Borgo Santo di San Gaetano Catanoso, un altro Gaetano, Gaetano Tomaselli. Colgo l'occasione per portare i saluti del nostro presidente dell'associazione degli amici, San Gaetano, gli amici del santuario del Porto Santo di San Gaetano Catanoso, che in questo momento ci sono giunti sopra delle problematiche, non è potuto essere qui con noi, quindi vi saluto a nome suo. Poi nello stesso tempo volevo dire che sono un componente pure dell'associazione di San Gaetano Catanoso, dove in tutti questi anni abbiamo cercato di divulgare il nome del santo, in quanto è un santo che noi diciamo che è un santo reggino, ma non è così, è un santo del mondo. Abbiamo questa cattiva abitudine di chiamarlo santo reggino, ma ribadisco, non è così, è un santo del mondo, perché il giorno di San Gaetano Catanoso si festeggia in America, in Russia, in Cina, in tutte le chiese cattoliche del mondo. Quindi sarebbe bene che noi oggi non diciamo più santo reggino, ma un santo del mondo. Ci sarebbe tanto da parlare, da criticare, a cominciare dalla curia e a tutti i componenti di questa città che non fanno nulla della divulgazione di questo santo, però credo che non sia oggi l'occasione giusta. Vanno fatti i ringraziamenti a questi ragazzi che veramente nel nome del santo ci stanno mettendo tanto impegno. Se mi permettete voglio dire che praticamente ci è stato rubato il mestiere, perché avevamo iniziato noi, che vi ringraziamo di tutto quello che state facendo, perché avete capito che c'è bisogno di veramente di tanto amore per fare quello che state facendo. Dopodiché vi ringrazio ancora, buon lavoro e auguri. Grazie a Gaetano Tomaselli. L'iniziativa, come sapete, è organizzata dall'Associazione Amici del Santuario del Porto Santo di San Gaetano Catanoso, dall'Associazione Culturale Giardino di Morcano e dall'Associazione Culturale La Voce del Sud. A tal proposito chiamo per un saluto il direttore editoriale della Voce del Sud, che è il periodico dell'area grecatica, il professore Leone Cantarelli. Buonasera a tutti, i convenuti a questa kermesse poetica. È una cosa importante, la poesia, come dicevamo poco fa, con il poeta ionico Rocco Criseo, unisce perché nasce spontaneo, e forza e coraggio interiore allo stesso tempo. E allora noi, come associazione culturale, il cui presidente è il più presente avvocato Giuseppe Cirione, oggi delle vesti moderatore, oltre che essere giornalista del quotidiano di Calabria, ci consente di creare un ponte anche con queste altre due associazioni, quella di San Gaetano Catanoso e di Morgana, il giardino di Morgana. L'iniziativa, diciamo che essendo al suo primo anno, è incopiabile. Ci auguriamo che anche per il prossimo anno sia ancora più numerosa. Comunque siamo, come organizzatori, siamo anche soddisfatti della presenza e delle partecipazioni. Grazie. Bene, proseguiamo con il giro delle associazioni. In questo caso c'è una doppia veste: il presidente dell'associazione culturale Giardino di Morgana è stato anche il presidente della giuria, sebbene senza diritto di voto, e dicendo la parola per il suo intervento, ovviamente, è il dottor Domenico Guardi. Giuseppe, grazie a tutti voi per essere qui presenti. Il mio compito è quello di introdurre la figura alla quale poi il premio è stato dedicato.
mi è stato attribuito appunto questo compito, la figura appunto di un santo. Una breve riflessione, certo, perché approfondire la tematica di San Gaetano Catanoso, la figura di San Gaetano Catanoso, avrebbe la necessità di una giornata a tema, ma quella verrà poi effettuata a settembre in occasione della festa del quartiere. Ringrazio ovviamente tutte le associazioni coinvolte che da dicembre, con una serie di iniziative, cercano di far conoscere, promuovere, valorizzare i luoghi del santo. Con questo premio la volontà era quella appunto di alzare un po' l'asticella, coniugare un evento culturale con un concorso appunto di poesia alla conoscenza fisica dei luoghi del santo, come appunto il santuario dove oggi ci troviamo. Ma appunto chi era padre Gaetano Catanoso? Perché è così che tutti noi lo conosciamo, prima che santo, appunto come padre. Nasce a Corio di San Lorenzo il 14 febbraio 1889 e in seminario entra addirittura a 10 anni. Viene ordinato sacerdote nel 1902 dall'arcivescovo cardinale Portanova e padre Gaetano incontra molte di queste figure carismatiche del nostro Novecento. Venne conferito appunto l'incarico di prefetto del Chiericale nel seminario fino al 1904, data in cui venne nominato parroco di Verpedaltro, dove rimase fino al 1921. Nel 21 viene trasferito appunto a Reggio, alla chiesa della Candelora. Padre Gaetano nel 19 si iscrive all'Arciconfraternita di Tours in Francia ed è la confraternita dei missionari del Volto Santo che ne cambia radicalmente la vita. Fonda nel 20 il periodico Volto Santo, che rimase in vita per 25 anni ed è anche grazie a quel periodico che molti iscritti e il pensiero stesso del santo sono pervenuti in via diretta a noi. Strinse in quegli anni una sincera amicizia con un'altra figura fondamentale che operò in quest'area della città, con Don Orione, sostenendo l'opera antoniana, un'area della città che oggi viene definita appunto periferia, ma che periferia non è, non mi stancherò mai di dirlo, la prima fondazione della città, la Polis Grecion, viene fondata qui, sulle colline del Trabocchetto, sulla collina dell'Angelo. Ma non è solamente in epoca classica che questa parte della città, che da molti viene definita periferia, che forse potrebbe essere definita sicuramente, anzi non forse, periferia sociale della città, abbiamo figure carismatiche già anche nel Novecento, come appunto padre Gaetano, ma anche Don Orione, come abbiamo visto. Dal 22 al 49 fu padre spirituale dei seminaristi, fu nominato canonico penitenziere sia della cattedrale, aiuto cappellano nel carcere e nell'ospedale di Rio. Nel 34 la sua opera forse più famosa, che è la fonda appunto l'istituto delle Suore Veroniche del Volto Santo. Il santuario dove oggi ci troviamo fu progettato dalla scuola d'arte del Beato Angelico di Milano, dall'architetto Don Valerio Vigorelli. Il terreno fu acquistato nel 1961 ed è lo stesso padre Gaetano che ci racconta l'aneddoto dell'acquisto del terreno dove oggi sorge il santuario. Lo cito. Un signore mi domandò il favore di una messa da celebrare per l'anima della sua signora nel trigesimo della morte. Io risposi subito di sì e quello che aveva ricevuto rifiuti da altri rimase sorpreso della mia affermazione semplice e confidenziale. Mi disse: scusate signor canonico, e se quel sacerdote non dovesse venire, voi non avete avvisato nessuno, risponde padre Gaetano. Quel sacerdote che io dico, se ha la febbre a 40 non ci viene, ma a 40 meno la linetta ci viene. E chi è questo sacerdote? Rispose appunto l'interlocutore di padre Gaetano. E padre Gaetano rispose: sono io. Quel poveretto rimase un po' confuso. Voi signor canonico? E allora padre Gaetano rispose: voi credete che io sia l'arcivescovo? Sono un sacerdote come tutti gli altri. Iniziò così la conoscenza con il proprietario del suolo, sul quale venne poi edificato l'edificio dove oggi ci troviamo, tale Don Peppino Vadalà di San Pantaleone, che cedette il terreno quasi gratis. Padre Gaetano, però, non vide nella sua vita terrena l'ultimazione del santuario, la cui costruzione terminò nel 1972. Padre Gaetano, infatti, si spense nel 4 aprile del 1963 e i funerali furono celebrati in luogo da Monsignor Ferro, quindi un'altra figura molto carismatica della nostra diocesi. Venne dichiarato beato nel maggio del 97 e santo nel 2005.
I miracoli che gli vengono attribuiti sono due: la guarigione dall'asma criptogenetica di Sor Paolina di Gallo e la guarigione da meningite meningococcica della signora Anna Pangalo. Questa è in breve ovviamente la vita di padre Gaetano, ma queste poche notizie non possono certamente far trasparire la grandezza di quest'uomo, una figura appunto umana, d'uomo, e a questo posso fermarmi chiaramente. Oltre ovviamente a questa grande vita spirituale, che fu sicuramente altrettanto grande. Un uomo nato da contadini, anche se piccoli proprietari, che ultimo, povero, restò sempre tra i poveri, in territori aspri, isolati. Pensiamo cosa doveva essere appunto la vita nelle falde dell'Aspromonte tra fine 800 e inizio 900, a Pentedattilo o al Corio di San Lorenzo. Ma non solo, pensiamo alla vita che doveva essere qui a Reggio, dopo il terremoto del 1908 o subito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, quello che lui fece in vita ci deve servire da esempio, al di là dell'aspetto fideistico che, come dicevo, fu altrettanto grande. Fu un uomo di progetto, fu un uomo del fare concreto e non di parole esterne. Con niente in mano riuscì a creare qualcosa di durevole nel tempo. Capì la necessità di educare gli occhi dal bello della vita, capì la necessità dell'istruzione e del lavoro. Fondò appunto asili, fondò dopo scuola, ma fondò case lavoro per le donne. Fu un uomo che a 80 anni compiuti, dopo aver scherzato sulla sua età durante la ricorrenza del suo onomastico, non considerandosi vecchio, parlò dei progetti dei successivi 13 anni, immaginando di arrivare a 93 o anche a 100 anni. Per vedere il braccio maschile, quello sacerdotale, mettersi in gioco alla stregua delle suore Verone. Ed oggi questo non costituisce forse un esempio? In una città dove le idee progettuali mancano, anche ai ragazzi, padre Gaetano, in un periodo sicuramente non felice, continuava a progettare all'età di 80 anni. Una città, la nostra, dove spesso si sente dire che padre Gaetano è il primo santo dei Reggini, come ricordava poco fa Gaetano, dove anche questa frase contiene due ordini di errori. Il primo è quello che diceva appunto Gaetano, che San Gaetano è appunto santo del mondo, e il secondo è quello storico, secondo me, dire che è il primo santo della città. Questo non è vero, perché la nostra terra è bevuta dell'operato dei tanti santi italo-greci che operavano dall'800 al 1000 d.C., come San Cipriano di Calamizzi, Sant'Elia Eremita a Parma, Sant'Arsenio ad Ara, San Leo, e tanti altri a testimoniare che la nostra terra non è abitata da persone brutte, sporche e cattive. Anzi, le vette raggiunte da questa città hanno solo bisogno di essere riscoperte, un po' come San Gaetano Catacoso. Il secondo errore, già ce l'ha detto un Gaetano a noi molto più vicini. In conclusione, mi piace citare una frase di padre Gaetano: tutti dobbiamo, possiamo farci santi. La nostra santità non consiste nel compiere grandi cose, ma nell'amare Dio e il prossimo, compiere ogni giorno tutto per amore nell'uomo e nel mondo che Dio ci vuole. La santità è anche saper vivere insieme, facendo del bene a tutti. Facciamo nostre queste parole, in questo forse troppo diviso quartiere. L'amore nell'uomo e la santità è vivere insieme. E ripropongo quello che è diventato un po' il mantra nel gruppo di ragazzi del quartiere che sta dietro alle iniziative che citavo poco fa, come quella appunto di stasera, e che ovviamente ringrazio. Fame a pro, che nella lingua dei nostri padri significa andiamo avanti. Grazie. La poesia abita misteriosamente nelle parole, come l'anima dentro il corpo. Lo dice Raoul Aceves: la poesia sarà la protagonista tra poco, ora però sarà protagonista la musica, con il maestro Gianni Papasoulis. Ringraziamo anche Telemia che ha sponsorizzato in questi giorni il nostro evento. Signore e signori, con tutti i miei più cordiali saluti. Questo è il mio credo, che è anche in tema con la manifestazione. Ogni uomo dovrebbe essere fiero della propria appartenenza ad un gruppo etnico assurto alla dignità di popolo, e ogni popolo con altrettanta fierezza dovrebbe salvaguardare la propria identità culturale affinché di essa alle generazioni future rimanga indelebile orma delle tradizioni.
traduzioni, nei manufatti, nella poesia, nella musica e nel canto. Detto questo, un omaggio alla mia gente, al mio popolo cui vado fiero per l'appartenenza, al popolo di Africa, un omaggio poetico e un altro musicale. Uccello, spalancavo i caterratti e a terra era pronta i migliutti, tutta l'acqua che dopo gli scatti dice da maggio, portavo tante lutti, non si mette lustro per una semana, non lo sapia se la notte o mattina non rimane uno spango di terra giana, a Ciumara calava Cina Cina, a montagna si ciaccava una botta, armure e pietre rombolano sotto, da chi le case mura e ricotte, non rimane una canistra rotta, ma poi la luce. Lama di putetto sperciavo, nipulate da bundura ascorciavo, come pette di agnello lasciavo entravo e passata la paura, fu stramandato per lo remoto, arrasse tutto quanto parentato, sogno sfollato, sogno una fregoto, le nostalgia un zingaro malato, poma marina, riccio, trabocchetto, ne soccorrevo San Leo benedetto, non trovava petto in dannuto letto, ciumare un urbano, scuro o finto. Da sai terra boschi senza fine, in via dei morti e un igrupani, i vecchi sverano da queste marine, come emigranti a mezza gente strana. Ricciuso come fosse un montone da uno stazzo, 3 metri di confine, ciaccai la galera opportune, rompio cifu e tutte le tatine, sogna fregoto, o benedetta razza, e non più mai tirato da capizze, lavoratori con le forti abbrazze, capaci da ciò tende una carizza, sogna fregoto, lupo di montagna, lo coglio, duro, duro come pigna, spenoso, sì, come un rizzo di castagna, io mi difendo da gente maligna, ma ora i miei figli, i miei nipoti, tutti ingegneri, medici, avvocati, giovanottelli dell'archiveduti, ancora danno i miei connotati, senza bibita, chiaramente muti, non scancellavo i vecchi pelati, tutte l'arbore di frutti e di giuti, danno longhi e profondi derrigati, con gli occhi chiusi, rifumo, pensieri, come l'erba, non poi quando meriglia, vecchi conti, di fati e cavalieri, a come veloce, a mente ferriglia e torna a fare cucciare di legno, pezzo accanito e umbro, vaglio e vegno, do 51, l'assai lo segno, che in le montagne sono lo bel regno.
saponetti allevanti, ogni rumari già con quattro lunghi, era massaro, parsi naviganti, suonatori di chitarra battente. Grazie Giuseppe, per aver dato tutti questi titoli.
Non so se qualcuno ha visto la presentazione di quelle che abbiamo fatto, se qualcuno l'ha vista, alza la mano. Ci interessano sapere le prossime. Ah, ci interessa sapere le prossime. La faremo il 7 e l'8 giugno al Cinea, e poi una che ci interessa moltissimo la faremo a casa dell'amico di Banca Catanoso, cioè il Don Orione, e faremo una presentazione il 12 giugno, la sera, di Banca Pesce del Sant'Antonio. Quindi ci farebbe piacere vedere tutte quante. Comunque io ringrazio principalmente Domenico, ma Giuseppe in modo particolare, mi ha fatto tanto piacere partecipare a questa diciamo, gara di poesia. È stato per me bello leggere le vostre poesie, mi hanno tantissimo appassionato. Mi dispiace soltanto che si deve fare una scelta, perché io le prevedo tutte quante, però è andata così. Grazie a tutti ancora. Scopriremo come è andata. Intanto un contributo sulla poesia ci verrà offerto da un altro giurato, il poeta Antonio Zalettieri. Buonasera Giuseppe Sacera con i titoli. La prendiamo, diciamo, così. E niente, io non mi alzo perché purtroppo ho i polli, quindi se mi alzo mi verrà difficile, diciamo, leggere, quindi scusatemi, ma lo farò da saluto. Allora, le associazioni Amici del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, il Giardino di Morgana e la Voce del Sud hanno indetto la prima edizione del Premio di Poesia San Gaetano Catanoso, con l'obiettivo di realizzare in questo quartiere un evento capace, attraverso la delicatezza dei versi, di far scoprire ai cittadini i luoghi straordinari che il territorio della nostra provincia custodisce e di suscitare in loro l'orgoglio di appartenere ad una cultura che affonda le radici nella Magna Grecia. Le associazioni, sia per la sezione in italiano e sia per quella in vernacolo, hanno individuato come tema del concorso Reggio Calabria e provincia tra cultura, tradizioni, usi, costumi, simboli identitari, bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche. L'hanno fatto con l'intento di far emergere, attraverso i componimenti dei poeti locali, una poesia capace di sublimare nel verso l'incanto della nostra terra, bagnata da un bellissimo mare, ricca di paesaggi mozzafiato e di beni artistici importanti, fioriti nell'arco della sua storia millenaria. La speranza delle tre compagini e il nostro auspicio è che questa importante e notevole iniziativa diventi un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni più significative che si svolgono nella città di Reggio Calabria. È bello incontrarci per parlare di poeti e di poesia nel santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, la casa del patrono della provincia di Reggio Calabria, che fece della sua lunga vita una meravigliosa pagina di poesia che dedicò agli ultimi per la gloria del Signore. Non a caso Benedetto XVI, il 23 ottobre 2005, in piazza San Pietro, proclamando lo santo, lo definì autentico missionario del Vangelo. Non si limitò a santificare se stesso, ma con la parola, gli scritti e le opere dette una splendida testimonianza di fedeltà a Cristo e promosse una pacifica e progressiva mobilitazione di anime, concretamente ed umilmente impegnate a migliorare le condizioni religiose della Calabria. Continua Benedetto XVI, non restò indifferente neppure tra i sociali, che sono la naturale conseguenza del peccato. Quindi, con la forza della carità e dell'umiltà, cercò di restituire ai poveri la loro dignità e di estirpare dalla società tutto ciò che si oppone al disegno divino.
vedete che belle parole per un santo della nostra terra, insomma. Va bene che è un santo del mondo, però lasciatemi dire che dobbiamo essere orgogliosi di averlo anche e soprattutto come santo nostro. Quando diciamo di San Francesco d'Assisi, San Francesco d'Assisi appunto nessuno si offende, è del mondo ma è di Assisi, così come San Gaetano Catanoso è del mondo ma è di Reggio Calabria. Allora, questo santuario, luogo di grande spiritualità, deve diventare in sinergia con gli altri luoghi che si sono intrecciati con la vita del santo, penso per esempio a San Lorenzo soprattutto ovviamente, e in rete con gli altri santuari della diocesi Reggio Cova, penso a San Leo, al santuario di San Leo Cova, all'Eremo, a Sant'Antonio e a quant'altro, una calamita capace di attirare pellegrini da tutto il mondo. Considerate che nel mondo si muovono oggi 300 milioni di persone per visitare i luoghi sacri, quindi vedete che bacino, diciamo, che avremmo se fossimo capaci di farlo di fronte. Come suoi conterranei abbiamo il dovere di far conoscere ai fedeli di ogni continente la spiritualità profonda di San Gaetano, che fu costantemente impegnato nell'evangelizzazione, nella catechesi, nelle missioni al popolo, nel culto dell'Eucaristia, nel ministero delle confessioni, nell'assistenza ai poveri, ai malati e ai perseguitati. Possiamo farlo solo se creiamo una forte connessione tra spiritualità, benessere e territorio, che si ponga come elemento innovativo per la costruzione di un progetto che, superando il concetto tradizionale del turismo religioso, ponga al centro del pacchetto un'offerta integrata e di qualità. Penso ad un'offerta turistica legata alle fonti del sacro, ma anche alle aree suggestive, alla natura, alla cultura, alla gastronomia, al mare e ai luoghi del benessere. Questo tipo di impostazione porterebbe a un significativo allungamento della nostra stagione turistica e fornirebbe un apporto rilevante allo sviluppo economico del territorio, divenendo decisivo per la creazione di nuovi posti di lavoro da mettere a disposizione di quel 70% di giovani alla ricerca di un'occupazione che purtroppo non riescono a trovare. Ma torniamo alla poesia. In occasione della cerimonia per il ritiro del premio Nobel Eugenio Montale tenne un discorso in difesa dell'attività poetica. Il discorso dal titolo "È ancora possibile la poesia", pronunciato il 12 dicembre del 1975, rappresenta un documento straordinario che ci fa comprendere appieno il valore che il grande poeta ligure attribuiva alla poesia come produzione dello spirito umano. In un passo di quell'intervento, con un pizzico di ironia, egli disse: "Sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo, e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà." Ma non è il solo, essendo la poesia, continua Montale, una produzione o una malattia assolutamente endemica e incurabile. Sì, la poesia è una malattia incurabile che attacca gli uomini e le donne più sensibili e li tormenta per tutta la vita. Una malattia che provoca dolori lancinanti a questi spiriti eletti, capaci in pochi versi di cogliere i mali del mondo e di viverli come fossero propri. Essere poeti oggi più di ieri espone la delusione di chi misura ogni cosa con il metro del denaro e non riesce a comprendere come ci possano essere individui che invece ritengano la carezza di un sorriso assai più preziosa di una montagna di monete. Il poeta sa bene che il denaro non è in grado di strappare l'eterno silenzio della morte,
neanche per un solo istante il dono della vita, né di regalare la gioia della pace ad un'anima addormentata dall'angoscia e della solitudine. Egli sa meglio degli altri che per vivere bene non servono ricchezze materiali, ma è necessario essere in armonia con la natura e in pace con gli uomini. La poesia non fa del male a nessuno. Abbiamo avuto guerre terribili, provocate da ideologie politiche, da dottrine filosofiche, da estremisti religiosi, ma mai dalla poesia. Questo non vuol dire però che la poesia è innocua. Attenzione, Franco Cortini, poeta e critico fiorentino, diceva che il poeta è colui che avvelena i pozzi, colui che attraverso i versi insinua dubbi all'interno degli organismi sociali e culturali, provocando la rottura degli equilibri precostituiti. Una straordinaria funzione sociale che il poeta compie quasi inconsciamente senza fare rumore. Il poeta usa le parole per trasformare i messaggi da inviare alla società le ingiustizie del mondo che lo circonda. Questa caratteristica del poeta viene meravigliosamente descritta dai versi della breve poesia I poeti lavorano di notte di Altamirini, che recita, ve la leggo, è breve. I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il ghiacciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni, o usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere il Dio. Ma i poeti nel loro silenzio fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Bukowski si domanda che differenza c'è tra poesia e prosa, e si risponde: la poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'. Quanto è vero, pochissimi versi spesso fotografano la realtà meglio di tanti trattati. Riusciamo a penetrare nelle periferie esistenziali e fisiche del mondo e ad afferrare il vortice infernale che le tormenta, molto più concretamente attraverso la lettura delle poesie di Santa Teresa di Calcutta che non attraverso lo studio di mille saggi ben scritti. Nella poesia della Santa riusciamo a cogliere pienamente la povertà di spirito che attraversa gli ultimi, regalando loro la chiave che apre la porta verso Dio, e l'effimera ricchezza di chi, convinto di bastare a se stesso, scivola progressivamente nelle viscere di un deserto morale fatto di egoismo e di affarismo che inevitabilmente finisce per condurlo verso il tormento della solitudine e l'angoscia di un futuro senza speranza. Cogliamo il senso dell'eternità meglio che in un libro di teologia e lo smarrimento che provoca l'immensità meglio che in un libro di astronomia nell'infinito dei Leopardi. Così come difficilmente scorgiamo il rapporto profondo tra l'uomo e Dio meglio di come ce lo mostra la poesia di Lorenzo Calogero, Poco suono, che recita: di tanto rovinoso mare poco suono giunge al mio orecchio assorto in ascoltazione dell'Eterno che come un angelo passa. La poesia dunque è storia di anime e dell'anima, ma anche strumento che fotografa con le parole la realtà, rendendola viva. E ciò che hanno fatto i nostri poeti, essi hanno colto con la sapienza del cuore, l'intelligenza dell'anima e una grande padronanza linguistico-espressiva gli aspetti più interessanti della nostra terra. Hanno utilizzato la leva della nostalgia per celebrare le meraviglie di un passato che non tornerà,
e reali dei sogni per immaginare un futuro per il nostro territorio pieno di poesia. Lo hanno fatto senza la pretesa di voler cambiare il mondo, ma con la consapevolezza che, per dirla con Brecht, se una poesia su un campo di papaveri ti ha insegnato a guardare meglio i papaveri, ha già adempiuto ad una grande funzione. Le poesie che hanno partecipato al premio ci hanno tutte insegnato qualcosa, nessuna esclusa. Per la giuria non è stato facile individuare quelle da premiare, fra le tantissime che sono pervenute, segno che i nostri poeti sono tanti, sono bravi ed hanno necessità di spazi dove potersi confrontare. Abbiamo fatto una graduatoria, così prevedeva il patto, ma per noi hanno vinto tutte, perché tutte, a loro modo, sono straordinarie e perché la poesia non si giudica, ma si legge, si merita e si ama. Grazie. A proposito di giuria, completiamola con il professore Giuseppe Livoli, presidente dell'Associazione delle Arti e delle Lettere e Muse, ma anche critico d'arte e direttore della Pinacoteca della Repubblica. Poi potremo anche continuare perché lo conosco bene, però... Intanto saluto i componenti della commissione, saluto i poeti perché questa è una manifestazione della poesia, così come saluto, io mi sento parte integrante pure della voce del Sud, conosco bene la passione e l'amore di Giuseppe Cilione per quella che è insomma la sua terra, così come saluto anche il preside Campanella che naturalmente riunisce spesso e volentieri noi da ogni estrazione geografica, l'insegna dell'unità. Così come saluto anche colui il quale insomma ha animato questo premio, che è appunto Domenico Guarna, che naturalmente ha cercato di creare naturalmente una grande visibilità a ciò che è visibile, come questa bellissima struttura, questo bellissimo santuario che dovrebbe essere parte integrante e conurbato all'interno della città, ma questa non è una responsabilità nostra, la responsabilità è di chi dovrebbe veicolare quello che è il volto buono, giusto e sano di una città che non è solo San Paolo, no? Quindi questa circumnavigazione non è solo di San Paolo, noi proveniamo da San Paolo per quanto riguarda il nostro atteggiamento fideistico, no? La nostra fondazione si basa su questo avvenimento, ma poi il padre Catanoso rappresenta quell'ideale continuità, quel rapporto con il sacro che il nostro territorio ha, quindi da una parte credere a quello che è il messaggio del nostro padre Catanoso che ritroviamo anche io stesso, ho riscoperto in una maniera diversa, pur essendo di questa città e pur avendo un'associazione culturale che opera all'interno di questa città. E poi che dire, il concorso sicuramente ha visto una grande partecipazione che ha messo in evidenza che cosa? Come la concezione di tradizione, quindi la tradizione nella sua essenza più vera e autentica, non è un qualcosa, come dice Eliot, uno dei premi Nobel della grande letteratura inglese, dice la tradizione non va conservata ma va scoperta. Io credo che questi componimenti che sono arrivati, ognuno certo con il proprio bagaglio, perché naturalmente oggi si è poeti non per lauree ma per acquisizioni, per voglia di dire, se non si ha quest'ansia di dire è chiaro che naturalmente la poesia muore. E naturalmente quello che noi abbiamo cercato e quello che probabilmente si evidenzia, come la poesia vive di una geografia logica, cioè di una geografia del posto, per cui
la costa ionica e la costa tirrenica si differenziano nonostante unite da un unico messaggio. Quindi è stato difficile cercare di capire se in una determinata zona geografica vi è una tradizione messa in evidenza da un santo, da una festa, rispetto a quello che accade dalle altre zone. Però la bellezza è stata quella, leggere e trovare delle inflessioni dialettali, magari a volte anche in una medica non propriamente rispettata, perché oggi viviamo in che cosa? Nella contaminazione della prima sciolta, ormai ecco, la quartina c'è chi l'ha abbandonata comunicando ecco, con il linguaggio della quotidianità, perché vince quello che è il linguaggio della quotidianità. Quindi credo che questo valga sia per quanto riguarda la poesia in lingua, sia per quanto riguarda il vernacolo, che è la nostra identità. Senza identità è proprio quella concezione di identità comune che Rousseau scrive nel contratto sociale. Quando l'individuo si riunisce alla collettività, solo allora ci sarà quel senso di comunione e di appartenenza, che purtroppo non abbiamo. Che purtroppo non abbiamo e che penso anche un concorso come questo, con ognuno con il nostro patrimonio, che non è solo patrimonio genetico né mentale, perché io sono abituato alla pittura e all'arte rispetto che alla poesia, però anche in questo riscontriamo e ritroviamo probabilmente quel bene comune che la poesia dovrebbe aiutare a mantenere e a conservare a voi. Grazie, buona continuazione. Grazie professore. Facciamo un piccolo cambio nella scaletta. La poesia è un atto di pace, però ci piace la musica del maestro Gianni Papasoni. Bravo. Scuro calava
l'ale tu di Dio. E tu, Maria, madre di tanta gente, di tranquillisti, di santi e di briganti, con orto per con onde permanenti, dalla spumante, sedi, trionfanti. Dopo il saluto ad una donna celeste, il saluto ad una donna che ha le fattezze fisiche, ma che racchiude anche dentro di sé l'orma dell'Eterno, voglio dire con questa canzone, questi pochi versi, questa poesia, a cui questo cuore sta patrona, a cui incatenato una maglia, a cui senza la trona e la corona, è stonurata giù di una regina splendente, giù da strangente luna, bianca rosa senza manco una spina, bucca di pendola e di cerasa, pane di grano e gemma preziosa, porcera porta sempre da una spasa, fette di patte da d'amore e cioccolata sfusa. Voi chiedete con questa poesia, accuda quanto specchio ogni mattina, dell'anni e del tempo non sentuna, ora malocchio pare una signorina, ma come faci la moglie e mamma, e te figli prega sempre a Madonna, cudo formulare tizza fiamma, e da casa, e sta meglio colonna. Voglio dire con questa canzone, queste poche versi, questa poesia, a cui da vita in tempi a sfortuna, impatta un poeta come a mia. Bravo. Virgina,
giorno di festa o di bu, ma la fortuna mi tieni come un cane alla catina. Thank you.